Ciao a tutte ragazze, sono appena tornata da un corso, sto facendo in questo periodo un corso che però non ha nulla a che fare con il make-up, però oggi sono, ma non per il corso, sono per fatti miei, sono rimasta un po' disgustata da alcune cose che poi vi racconterò meglio. Fondamentalmente oggi ho fatto, sì, vabbè, questa è la mia bomboniera. Fondamentalmente oggi ho fatto questo, vorrei fare questo video per presentarvi questa edizione limitata, la cassettiera di Sephora, che io avevo postato, cioè io avevo preparato un video a maggio, solo che a maggio ancora non riuscivo a caricare i video su YouTube, quindi quel video poi è andato perso. Praticamente io a maggio mi sono laureata e il mio fidanzato come regalo mi ha portato a un centro commerciale qui in Campania, e mi sono fatta regalare l'edizione limitata della Sephora, che io ho gradito tantissimo come regalo. Si presenta in questo modo, con una serie di cassetti divisi per colore, che hanno nero, verde, marroncino dorato, rosa, fucsia e celeste. Dopo vi spiegherò quell'altra cosa. Allora, come si presentano? Allora, non ci fate caso ai lucide labbra. I lucide labbra non mi piacciono, sembrano quelli per giocare. Poi, non appena noi andiamo a prelevare il prodotto con un qualsiasi pennello. Si sfarina. Allora, i prodotti sono un po' sfarinosi, però sono buoni, di qualità buona. Quando io vado a prelevare il prodotto, se ne va tutto intorno, e soprattutto questi ultimi due, che sono in prossimità dei lucidalabbra, praticamente tutti i lucidalabbra si sono sporcati. Come si presenta? Si presenta con quattro colorazioni diciamo del colore del cassetto, con un blush abbinato e dei lucidalabbra. Come vediamo, questo è il cassetto del nero, ha due colori, un nero matte e un nero brillantinato, un grigio argento e un grigio più scuro. Sono abbinati, noi sappiamo, quando facciamo gli smokey o qualsiasi tipo di trucco con ombretti molto scuri sugli occhi, preferiamo mettere un nude sulle labbra e blush senza brillantini. Questa è quella del nero, che è quella poi mia preferita, e come vedete è anche la più disastrata perché la utilizzo molto. Disastrata non è anche questa del verde, perché praticamente vedete il verde cosa è andato a fare. Praticamente, quando sono andata a prelevare il prodotto, anche se lo fai piano e lo fai in questo modo, comunque ci va lo stesso. Io ho provato questo rosso. Non sono buoni questi lucidalabbra qua, perché alla fine sono dei lucidalabbra, non sono rossetti, cioè questo rosso non colora le labbra, rimane come brillantinato. Anche questa qui del verde, a parte questi due iniziali, è abbastanza carina. Mi piace tantissimo il blush, perché è un blush sul pescato con dei micro glitter all'interno sul dorato. Poi vi dirò diciamo, le mie considerazioni negative su questa qui. Questa è quella su marroncino, amaranto, beige, eccetera, che è anche quella meno utilizzata. Spendo poche parole su questa. Poi c'è questa qui rosa, idem, poco utilizzata. Poi c'è una viola che mi piace
tanto, mi piace veramente tanto. Non ho mai trovato un lilla, un glicine, che sono di queste colorazioni qui, un matte viola bello scuro ed un glicine con i brillantini, che è veramente fantastico questo cassettino qua. E poi quello del celeste, anch'esso disastrato perché utilizzato molto. Copro gli unici da labbro perché fanno schifo da vederli, cioè non, perché si sono fatti tutti quanti. Allora, caratteristica direi peculiare di questa cassettina è questo cassetto alle spalle, perché vedete, si apre in questo modo. No, di qua. Si apre in questo modo. Voi avete fatto una serata, per una serata importante, per una giornata fuori avete fatto un trucco con un cassettino. Voi lo appoggiate in questo modo, nella cassettina che ha anche lo specchietto, quindi facilmente vi potete vedere, scusate.